Un solo successo per inciso, soffertissimo con la Fermana nelle ultime 7 partite. Tanti troppi gol subiti, ben 17. Tutte le avversarie, un dato di fatto, fanno bella figura contro il Pescara. Serve una reazione decisa, soprattutto convincente. Domenica all'Adriatico, ore 14.30, i biancazzurri affrontano l'Olbia. In attacco Ferrari torna a titolare accanto a De Marchi. In grosso rimane in dubbio, Drudi dovrebbe farcela. Tra i sardi del presidente marino pescarese Doc, assente il bomber Udo, squalificato per 2 giornate. Auteri sembra intenzionato a riproporre la difesa 3-3-5-2 o 3-4-1-2. Intanto si torna a parlare di plusvalenze sospette, con alcune PEC inviate tra il 18 e il 21 ottobre scorsi. La Covisoc ha segnalato alla procura FIGC e al presidente Gravina l'opportunità di analizzare il pericoloso fenomeno definito di sistema, un vero e proprio trend in cui la carenza di liquidità ha indotto i club a indirizzarsi verso schemi negoziali permutativi. L'indiscrezione riportata da alcuni quotidiani, tra cui la Gazzetta. La FIGC indaga sui grandi club Juve, Napoli, Sampdoria, Parma, Genoa, ma non solo, ci sarebbe anche il Pescara. Tante le operazioni ratificate in uscita col Parma: Macin venduto per circa 2 milioni, Paolo Napoletano per 1 milione, Fabian Pavone per 1,8 milioni, Davide Cipolletti per 1,2 milioni, Stefano Palmucci per circa 3 milioni, Gaston Brugman per 2 milioni e mezzo, Matteo Brunori dal Parma al Pescara per 1.015.000 euro, Marco Daloia dal Parma al Delfino per 2,8 milioni, Simone Madonna dal Parma al Pescara per 1 milione di euro.